Si respira, hai travolto la mia barriera, una polveriera, quante donne che sei stasera, tastiera che suoni per le mie mani, luna guidando i miei aeroplani, stai cambiando i suoni alla mia musica. Mangiarsi la vita via.
Bene, signore e signori, buonasera, bentornati a Music Mania, il talk show degli artisti, dedicati ovviamente alla musica, e benvenuti a tutti i telespettatori di TV6 che ci ascoltano con passione, ho modo di constatarlo ovviamente per strada con la gente che mi ferma, le telefonate, le visite al sito, però prima di parlare di tutto questo io penso sia giustissimo far entrare la mia compagna e collega presentatrice Antonietta Menegatti, in arte Edea, un applauso. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Domenico. Buonasera, buonasera a te, Antonietta. È passata un'altra settimana, Antonietta. Hai visto? E la cosa bella è che siamo arrivati alla sesta puntata. Esattamente, siamo di nuovo qui, siamo a Rosso Veneziano, ricordiamo sempre. Potete venire tutti a trovarci durante le registrazioni. Sì, tra l'altro così assistono dal vivo allo spettacolo, sì, che proprio... è dal vivo dei nostri ovviamente al vivo tutto praticamente, ospiti, sì. Esattamente, e ricordiamo che Rosso Veneziano si trova a Teramo, località Villa Pavone, via Melozzi. Perfetto, sì. Domenico, perfetto. Cosa dobbiamo dire ancora? Importante, lo diciamo sempre, stanno arrivando telefonate, iscrizioni a raffica, perché signori siamo agli sgoccioli, è l'ultima settimana per poter raccogliere, dunque per potersi iscrivere alle selezioni del Festival dell'Adriatico Premio Alex Baroni. È verissimo, quindi mi raccomando, fate la vostra iscrizione subitissimo, proprio subitissimo, e andate sul sito www.domenicovalentini.it oppure, e scaricate la scheda di iscrizione. Oppure per info potete telefonare al 329 30 61 737. Comunque se andate sul sito dovrebbe essere tutto quanto chiaro, perché sulla home page poi naturalmente cosa c'è? C'è la scritta che vi conduce direttamente alla pagina dove scaricare la scheda di iscrizione. Esattamente. Allora è una puntata di quelle tremende, perché ci sono tanti ospiti musicali, Antonietta, e io partirei invece col presentare quelli che sono gli ospiti adesso seduti nel divanetto del talk. Sì, coloro che ci sono attorno praticamente. Sì, io partirei con Gianfranco Caruso, eccolo qui. Un applauso. Ciao, un applauso. Il prossimo spetta a te. Sì. Il nostro mago che ormai è sempre qui con noi, non ci abbandona mai, vero? Il nostro mago Dexter, ovvero sia Ivan Cipolloni. Ivan, allora, sempre qui con noi, speriamo a lungo, ci hai preparato dei giochi nuovi, immagino, vero? Va bene, allora poi avremo modo di vederti, di ascoltarti. Io sono come sempre curiosissima, perché devo ammettere che ogni volta non ci capisco nulla. È la cosa zero. Bella che noi da dietro non riusciamo a capirci nulla, dunque penso sia più grave. Completamente zero. Va bene, va poi bene. Andiamo a presentare quello che è il prossimo ospite. Eh sì, Ethan Voice. Ciao, un applauso. E a fianco. E a fianco, subito a fianco. Simona De Marinis, che poi presenteremo nel dettaglio. Sì, avremo modo poi di parlare con calma con tutti. Io penso che però, guarda, innanzitutto, aspetta, mi dimenticavo una cosa. Abbiamo il sottofondo musicale. È e questo vero? Sottofondo musicale, ci eravamo dimenticati di lui, lo maltrattiamo sempre, è incredibile. Vabbè. Aldo Ruggeri alla tastiera. Ciao a tutti. E sarà il nostro disturbatore di questa sera. Sì. E questa cosa mi piace, lo chiameremo il disturbatore di Music Mania. Ecco, l'ho già ribattezzato, non ho fatto in tempo a mettersi lì che io già l'ho ribattezzato. Però per fortuna finalmente riusciamo ad averlo sul palco. Esatto. Dunque, a proposito di ciò, ringraziamo quello che è il nostro service audio, ovvero sia Event Service 88, sì. E ovviamente anche il nostro fonico Gennaro. Dunque un applauso anche al server e al fonico. Grazie. Guarda, abbiamo parlato tanto e dobbiamo assolutamente accorciare queste chiacchiere, perché io questa sera ho voglia di sentire tanta musica, perché sì, ne abbiamo tanta, Antonietta. Passiamo subito alla prima esibizione di questa sera. Sì. Che è praticamente l'esibizione di un cantante. Sì. Canterà un pezzo di James Ingram, Just Once. Lui si chiama Gaetano Ethan Voice. Guarda, ti do quest'altro, faccio anche da valletto, ecco qui. Ok. Grazie. Perfetto. I did my best, but I guess my ask wasn't good enough. 'Cause here we hark back where we were before.
nothing ever changes. We're back to being strangers. Wonder if we ought to stay or right out on the door. Just once, can we figure why we keep him doing wrong? Why will never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? Make magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it just once. But I think I all haven't been too much. Cause Lord's no real, no getting anywhere. See, we're always home and blowing. But ever we got going, it seems at times it's all we got. We haven't got a prayer. Never last for long. Yeah, we never do wrong. Just once, can we find a way to finally make it right? Make magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it just once. I want to understand, but always coming back to goodbye. Why can't we get you something and not be to one another? Take the best and make it better. Find a way to stay together. Just once, can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. I know we come back to it. Grazie. Bene, Gaetano. Bravissimo. In arte Ethan Voice. Grazie. Gaetano, non mi vengo a riprendere. Bravissimo. Assolutamente sì. Lo sgabellino te l'ho portato, ma no. Te lo riporti qua da sì, solo. Sì, sì, sì. Vieni qua. No, per la serie La Cavalleria. Sì. Lì dovevi esibirti, e dunque, per carità, però adesso devi venire invece qui, yes. A quello che è il nostro angolo del talk. Noi qui poi tartassiamo i nostri artisti. Sì, dimmi tutto. No, dimmi allora, tutto. Innanzitutto, no, non ti tartassiamo, non parlare in questo microfono. Ce n'abbiamo un altro lì dietro, Antonietta. Dai, passi quello lì. Ah, così, sì, giusto. Così, non è.
non facciamo passaggio di gelati, cambio microfono, così, perfetto. Okay. Allora, guarda, io c'è una cosa che mi incuriosisce. Posso mettere qui sul... Sì, poggialo qui. Poggialo qui non sopra. È che scompare, no? Perché qui c'è il... Poi sparisce, del mago, sì, no? C'è il mago. Ok, vabbè, lo mettiamo qui. No, non sparisce. Sparisce. Anche perché prova, sappiamo poi... che se no è stato lui, dunque non... Sì, è... sì. E abbiamo anche le prove poi. Allora, guarda, Gaetano, io voglio sapere come nasce il tuo nome, Ethan Voice, perché? Ecco, io volevo precisare questa cosa. Il mio nome d'arte, io mi chiamo Gaetano, il mio nome d'arte è Ethan. Ethan vuol dire Gaetano in inglese, poi c'è Voice perché su Facebook devi mettere il cognome. Io, siccome non ho una pagina, ho un profilo, ho provato Ethan.xx, Ethan.xx, ma giustamente Facebook vuole il cognome. Quindi ho messo Voice, non tanto per volermi arrogare questa definizione di Voice, ma perché non sapevo cosa metterci, faccio il cantante. Più che singer, mi piaceva Voice, ma il mio nome è Ethan. Ethan Singer suonava male. Sì, dai. Sì. Ethan Voice invece è carino. Sì. Però, infatti è meglio specificare. Può arrogarsi. Sì. Ti trovano anche su Facebook. Poi. Dai, può arrogarsi anche Voice, perché assolutamente sì. Hai una gran bella voce. Tra l'altro. Great voice, direi. Sì, grazie. Veramente bravissimo. Bravo. Ascoltami, questo era un pezzo, diceva Antonietta, appunto di... Questo è un pezzo di James Ingram con l'arrangiamento di Quincy Jones. Siamo nel piano degli anni Ottanta e insomma... Che parla di? Questo Just Once, un'altra volta, che come tanti pezzi parlano d'amore, quindi questo è un pezzo che parla d'amore. L'amore che ispira cantanti, cantautori, sì, ispira un po' tutto. No? Rimane ancora oggi il tema principale di tante canzoni, ma cosa che io preferisco, perché io personalmente non amo quando la musica va a coincidere con la politica, con questi argomenti che, per l'amor di Dio, sono ben accetti, però preferisco sempre che la musica parli dei sentimenti, anche se dietro la politica c'è pure un sentimento, però preferisco che siano l'amore, l'amicizia, la solidarietà, perché ci si esprime molto meglio a parlare, ecco, di questi sentimenti in musica, secondo me. Sì, questa poi è la mia modesta opinione. E questo ci mancherebbe altro. E può essere condivisa o meno, no? Poi c'è che ovviamente decide anche di descrivere nelle proprie canzoni argomenti sicuramente anche più difficili da toccare. Sì. Però poi invece ognuno ha i propri gusti musicali. La tua invece di passione come nasce? Cioè, tu ma hai guarda, iniziato io, quando? Io ho iniziato a suonare il pianoforte, ero un bambinetto, ho iniziato a 4 anni a suonare il pianoforte e ho studiato diversi anni, poi a scuola c'era la mia professoressa di canto che si chiama Anna Guerrieri e la saluto, ciao professoressa. La salutiamo anche noi, ciao. Voglio precisare che se sono qui è grazie a lei, perché lei mi insegnava musica a scuola, poi un giorno così... ha detto, guarda, ma tu sei un ragazzo musicale, hai un buon orecchio, perché non vieni a fare qualche lezione di canto? Io non ci volevo andare, perché a me piaceva il pianoforte, che mi piace tuttora, però lei mi diceva, guarda, vieni, proviamo, facciamo qualche lezione. Io per un anno sono andato a lezione di canto e in maniera così quasi svogliata, lei insomma mi ha impostato un pochino tutto quello che è il discorso del diaframma, i rudimenti della musica. Sa di fatto che poi alla fine dell'anno è successo che si stava riunendo l'assemblea il piano, no? E è successo dopo con una grande fatica, e niente, è successo che poi alla fine dell'anno c'è stata l'assemblea d'istituto, mi sono trovato di fronte a un microfono, ho provato a cantare, non ci credevo neanche io, perché tu immagini, hai vinto l'impatto con il pubblico praticamente. No, ma io ero da solo, non ero col pubblico, ti dico la sincera verità, ho provato a cantare, ho detto, ma sì, ma figurati, non avevo mai cantato al microfono. Dopo un anno di studio ho provato a cantare, ho detto, ma se può fare. Ascoltami, voglio farti dire una cosa velocissima. Noi abbiamo dei tempi stretti, perché abbiamo tanti ospiti. Tu fai questo anche come lavoro e dunque possiamo dire tranquillamente che... Il mio lavoro, sono contento che sia questo, mi ritengo un graziato a vivere di quello che è la mia passione. Non sono ricco, non diventerò ricco, ma mi alzo la mattina contento. Contento, e questa è una cosa importante. Sì. Tu insegni anche... Io insegno a fare musica. A fare musica. Fare musica. Ci sono reduce da diversi insegnamenti, diverse scuole, ma adesso in questo momento sono a fare musica, ho diversi allievi lì, ed è un piacere insomma insegnare. Perfetto. A Teramo ci tengo a sottolinearlo, perché tra l'altro Nicoletta e Flavio sono amici, per cui verranno anche spesso presto qui in trasmissione. Salutiamo anche loro. Ciao Nicoletta, ciao Flavio. Bene, Ethan, rimani con noi, ci vediamo più tardi. Ringraziamo. E naturalmente andiamo avanti adesso con lo show musicale. Buon proseguimento. Per cui grazie. Torno al mio posto. Bravo, bravissimo. Antonietta, dobbiamo cominciare a presentare quello che è il secondo esattamente, che praticamente il una secondo, ragazza. Brava, grazie. Una ragazza che è accompagnata da una persona che poi diremo dopo, che si chiama Maya Caruso. Eccola qui, si avvicina. Mm.
Maya, vieni, raggiungici. Vieni, vieni. Perfetto. Poi, tra l'altro, Maya Caruso, lo diciamo invece subito, è accompagnata da Gianfranco Caruso. Ecco, che allora lo vogliamo svelare è qui, immediatamente. È qui a fianco, sì, lo svegliamo. Nella nostra destra, sì. Tra l'altro, padre e figlia. No, perché noi siamo rimasti meravigliati, non pensavamo. Sì, davvero, no? Assolutamente. Guarda, assolutamente, puoi prendere la tua chitarra, così partiamo anche con il pezzo. Sì, Maya, avvicinati lì a tuo padre, così partiamo subito con vi ascoltiamo. Il pezzo si chiama Whining Boy Blues. Thank you.
Bene, Gianfranco Caruso. Gianfranco, raggiungici. Sì. Ci ha fatto ascoltare la versione chitarra di, sì, Blue Moon. Blue Moon, noi l'abbiamo... guarda, devo dire la verità, è una richiesta che gli ho fatto io, perché è un pezzo che a me piace veramente tanto. Gianfranco, vieni qua, bene, non ti preoccupare, sì. No, vieni qua, vieni qua. Però vogliamo anche Maya qui. Sì, Maya, vieni qua anche tu. Vieni, vieni. Vieni anche tu, vieni anche tu. Allora, la puntata scorsa c'era Antonio Di Gabriele. Antonio Di Gabriele che ci ha fatto ascoltare un pezzo suonato con una tecnica particolare che si chiama... Fingerstyle, vedi, volevo vedere se eri attento e ti ho quasi colto in castagna. No, invece... mi prendi su uno dei miei generi preferiti. Ah sì? Vedi, un esperto di musica, anche il nostro mago. Perché faccio questa premessa? Perché Antonio Di Gabriele, signori e signori, era un allievo del nostro caro maestro, che ci ha fatto ascoltare poi su mia richiesta Blue Moon e la voce particolare e bellissima della figliola di Maya. Maya, tu quanti anni hai? Aspetta, ti diamo il microfono. Puoi parlare con questo, può parlare con questo, giusto? Ok. Ripeti? 15 anni. Quindi hai iniziato pure tu da pochissimo, diciamo, dai. Diciamo. Immagino che qualcuno ti abbia trasmesso la passione. Chi sarà mai, Maya? Ma lei ha cantato sempre, da quando è uscita, è iniziato. Dunque, ha cominciato, cioè lei è uscita, cantava già. Poi allora, a 15 anni cantare già in lingua inglese... Cavoli, complimenti. Sì, no, veramente non è da tutti. Non ascoltami, è da tutti. Gianfranco, volevo dirti una cosa. Tu hai una scuola e ce l'hai a Castel... No, aspetta. Sì, l'associazione Vomano River, ma tre sedi abbiamo. A Villa Vomano, poi a Roseto, sono legato al negozio di strumenti San Lorenzo, Marco San Lorenzo. E poi da poco abbiamo creato un club a Casemarano, zona un po' in campagna, è difficile arrivarci, però è comune di Cermignano, c'è un club dove facciamo anche serate, laboratorio. Venerdì e il sabato sono jam session blues, invito tutti quanti, chi vuole, a partecipare. Allora Gianfranco, sì, ascolta, volevo farti un'altra domanda, come possono contattarti i nostri telespettatori? Cioè possono andare sul sito www.frankjfinger.it e poi da lì ci sono tutti i vari social network. Perfetto, allora un applauso al nostro Gianfranco. Gianfranco, grazie per esserci venuto a trovare. Gianfranco e Maya Caruso. Avremo modo ovviamente di riaverti in trasmissione. Sì. Eh sì. E andiamo avanti con il prossimo ospite musicale. Però bene, sì, questa volta, Antonietta, passiamo ad una cosa un pochino più complessa, nel senso che il prossimo ospite musicale è un gruppo, ovvero sia la cover dei Nirvana. Signore e signori, a Music Mania per voi questa sera, da Atri, i Nirvanal con Come As You Are. Don't have to go.
I Nirvana, andiamo ad ascoltare Antonietta, il portavoce di Nirvana. Il portavoce Manuel Murzilli. Vieni con la chitarra, ci mancherebbe altro. È uno strumento, tra l'altro, bellissimo. Hai visto quanto è presente la chitarra nella nostra trasmissione questa sera? Allora, il microfono per. Sì, facciamo che. Sì, ok. Okay. Allora, ascoltami, come nascono i Nirvana? Allora, i Nirvana nascono nel settembre 2011, è da 3 mesi circa che suoniamo. Avvicina il microfono a bocca, se no non ti scusa, sento. Ti ripeto, nascono a settembre del 2011, saranno sì, circa 3 mesi più o meno, 3-4 mesi. E niente, io avevo smesso di suonare. Sì, dopo il bassista... La crisi dell'artista. Esatto, il bassista si è fatto vivo per telefono dopo tanto e mi ha detto, guarda... Abbiamo trovato un batterista e ha chiamato il grande Pasquale Di Febbo. Che sarebbe Pasquale Di Febbo, sì. che conosco bene. Ascoltami, naturalmente voi fate la cover dei Nirvana. Sì, siamo una tribute band Nirvana. Sì. Da Nirvana, per fare la tribute band Nirvana, avete scelto un nome che praticamente cambia per una lettera. Ti ripeto, come se si può dire, se mi posso permettere, siccome il nome Nirvana... Essendo una tribute band abbiamo scelto Nirvana perché siamo 3 facce, diciamo, da culo. Allora... Se lo posso dire, l'hai detto, va bene. No, l'ha detto. Un applauso. Poi basta guardarci in faccia, insomma, nasce dunque, il nome del gruppo. Vabbè, è una cosa comunque sia simpatica, nasce dunque dall'amicizia. Sì, questa, sì, sì, dall'amicizia. Cosa. Dall'amicizia che poi spesso e volentieri fa sì che la musica sviluppi ed è una cosa importante. Sì, anche Music Mania è nata per amicizia, ovvero sia l'amicizia mia di Antonietta e di Aldo. Ed ecco qua che cosa è scappato fuori. Speriamo di portarla avanti poi, tra l'altro. Di dove siete? Io sono di Silvi Marina, Pasquale Di Febbo e Gabriele Di Girolamo, batterista e bassista di Atri. Perfetto, ascoltami, se volessero contattarvi dunque come possono fare? Siamo su Facebook facebook.com/nirvana tribute band o il mio contatto Murzilli Manuel, sempre su Facebook. Dunque tu sei il portavoce, l'anima del gruppo, quello che prende anche i contatti. Sì, diciamo di sì, ho creato questa pagina appunto per prendere questi contatti per serate. Niente, abbiamo da 3 mesi che suoniamo, già abbiamo fatto 10 date, quindi... Dunque, insomma, 3 mesi però... Siamo avviati, cioè, praticamente abbiamo fatto 1 mese di prove, 2 mesi abbiamo fatto 10 date per locali. Vabbè, ovviamente suonavate tutti già da prima, sì, no? Sì, sì, per cui sì. A parte me che avevo smesso da anni. Da anni addirittura, sì, sì. Addirittura. Però avevi smesso di suonare in pubblico, a casa, la chitarra? No, non la toccavo proprio più. Come mai? Cioè, questa è una crisi artistica tremenda, è stata. Sì, non toccavo più chitarra, non lo so. Dopo tante delusioni, gruppi sfasciati e cose varie, avevo deciso di dedicarmi ad altro, insomma. Però poi è tornata la passione, quello guarda, è l'importante. Noi siamo contenti, perché così abbiamo avuto la possibilità di avere i Nirvana, ovviamente, in trasmissione. Ci siete piaciuti. Grazie. Voi vi siete iscritti al Festival dell'Adriatico, per cui ci rivedremo qui. Volentierissimo. Ho già raccolto la vostra scheda di iscrizione, dunque ci rivedremo il mese prossimo, appunto, per le selezioni con una giuria di alta qualità. Va bene. Va bene, grazie. Noi salutiamo Manuel Murzilli e andiamo avanti con quello che è il prossimo ospite musicale, anche in questo caso un gruppone in questo caso perché adesso invaderanno con la loro strumentazione tutto quanto il nostro palco, ovvero sia, signore e signori, a Music Mania i Percezione Sesto Senso.
Percezione sesto senso. Listen. Grandissimi. Bravi, bravi, bravi. Grazie. Allora, pezzo inedito, giusto? Assolutamente sì, che bene. Si intitola I Man. Man, scusa. Perdona, ma sbaglio sempre immagino gli accenti, sia tu le pronunce. Allora, facciamo una cosa sì. Velocissima. Tu ti Giacomo chiami? Angelozzi. Giorgio Sporis. Sandro Cubeddu. Andrea Marcone. Sto facendo una cosa, la regia mi ammazza. Infatti. Nicola De Simone. Pompei Valerio. Vincenzo Alonso. Non mi sono scordato nessuno portavoce, vieni qua adesso. Seguimi, avanti. Vieni qua, vieni, vieni. Un attimo, siamo un secondo nascosti, però va bene, va benissimo allora, anche così. Voi vi siete iscritti alle nostre selezioni. Aspetta, aspetta, potevi prendere il microfono quello lì? Sì. Perfetto, un attimo, ci avete sconvolto il palco questa sera, un sacco di strumenti bellissimi. Siamo tanti. Sposto un attimo questa. Perfetto. Capito questa? Vi siete iscritti spostare dunque, un po' di astri quello... sì vabbè non, sì, non è un sì, problema sì siamo appena iscritti e naturalmente tornerete dunque il prossimo mese per farci ascoltare un altro aspetta, pezzo un altro brano sì 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 la giuria avrà modo poi intanto Antonietta fa da valletta noi andiamo avanti non sì ho detto aspetta infatti però va bene lo stesso vabbè, ma è questo il bello anche no della musica bisogna assestarsi no esatto. Perché sembra che mi assento dal discorso invece no ascolto. Tu sei sempre qui presente con noi come nasce il vostro gruppo? Il nostro gruppo nasce nell'estate del 2009 quindi ormai sono quasi 3 anni quindi quest'estate festeggeremo il 3° anno di attività e nasce un pochettino dalla mia passione per il reggae che ha unito gli altri 6 componenti del gruppo quindi ribadisco che siamo in tanti e, la particolarità di questa band è che diciamo che l'intera formazione viene da esperienze precedenti ma molto diverse dal reggae quindi la particolarità appunto della nostra band è che siamo riusciti e vorremmo continuare nel migliore dei modi a fondere quello che è un po' l'esperienza. Poi è la prima volta che abbiamo un gruppo che fa il vostro genere. È così. Infatti in Abruzzo non siamo moltissimi, forse siamo 3 o 4 band reggae. Io volevo... E il genere oppure forse che è più difficile fare un tipo di musica di questo no, genere? No, sai, guarda, vedi, siamo in 7, quindi è già mettere insieme 7 persone che... suonano reggae quindi che hanno questa passione che è anche un po' di nicchia perché insomma non è un genere estremamente conosciuto e poi anche scrivere in questo genere che è ancora più particolare giusto? Sì, sì, sì. Noi abbiamo scelto di scrivere testi in italiano perché vogliamo farci capire nel migliore dei modi in quanto abbiamo delle opinioni forti rispetto a quella che è la società e quindi anche delle soluzioni che noi vogliamo offrire. Dunque parlate attraverso la musica. Sì, infatti, ma volevo cogliere l'occasione, scusatemi, sono cogli. Maleducato. Però volevo dire, noi siamo iscritti. Ti perdoniamo, dai. Siamo iscritti al contest reggae, che è il contest più importante d'Europa, che è il reggae contest
del Rototom Sunsplash, che è il festival reggae più grande d'Europa, e siamo iscritti tra quasi 90 band italiane. Proprio oggi si sono aperte le votazioni del contest. Allora dillo, votateci. Votateci. Come si fa a votare? Dove devono andare, appunto? Come si fa a votare? Come si fa? Come si fa? Un attimo, la regia ci ammazzerà. No. Però un attimo, voi dovete andare sul nostro profilo Facebook, dove c'è il link diretto per la votazione, che vi porterà sulla pagina, sul nostro profilo del contest. In basso a sinistra potete guardatemi, in basso a sinistra dovete inserire l'email per votare, quindi la vostra mail, aspettate la mail di conferma, poi aprite il link che si trova nella mail che vi arriverà e avete portato la vostra bellissima band abruzzese a Rototom. Ecco, ma poi quindi, tra l'altro, questo votate, è lo scopo votate, di votate, votate, votate assolutamente. Cioè, cerchiamo votiamo di anche noi, votiamo anche noi, assolutamente. Appunto, tutti, perfetto. Votate tutti. Guarda, voi. Guarda, mo che torno a casa mi collego a Facebook, voto. Bravo. La prima bravo. Cosa che facciamo. Aggiungeteci ovunque su Facebook, MySpace, però ci trovate ovunque. Va bene, allora, ringraziamo. Siamo ancora tanti complimenti. Sesto Senso. Bravi. Vi grazie facciamo mille. In bocca al lupo per questa esperienza dunque che vi apprestate a dover fare. Grazie. Crepi, anche se siamo ambientalisti, ma non si può dire animalisti. Crepi il lupo, vabbè. E niente, ci vediamo per le selezioni, ovviamente sempre sul nostro palcoscenico. Va benissimo. Grazie per essere volentieri. Stati con noi. Grazie a Giacomo e a Percezione Sesto Senso. Un applauso ancora per questo gruppo nutrito. Grazie. E adesso, Antonietta, abbiamo cantato e suonato tanto, è arrivato un momento importante, un momento che ancora in trasmissione non avevamo mai avuto, no? Esatto, e anche questo momento è particolare, effettivamente, sì, perché è la prima volta che sono c'è. Tante, per cui è normale che un po' alla volta cerchiamo di introdurle tutto. È un momento, dillo tu, che momento è questo, Antonietta? È un momento dedicato al ballo e alla danza. E per cui adesso a Music Mania, ci saranno le evidence che ci faranno vedere un balletto. Signore e signori, sì. Poi capirete evidence. Che è un tributo. We'll be right back.
bravissime, le Evidence. Le Evidence. Oh, aspetta, 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 scusa, chi è che ha fatto quella spaccata prima a terra che si è lanciata là? Cioè, mi ha fatto un male solamente guardarti, incredibile, no? Brava, sto ancora soffrendo, ancora aia, che dolore, mamma mia, no, bravissime, bravissime, veramente. Ringraziamo le Evidence e io invito Antonietta, sì, ti passo dietro, a raggiungerci qui sulla nostra parte del talk. Sì, Simona De Marinis. Perfetto, Simona, che ha preparato buonasera, questa ragazza, giusto? Il microfono per Simona, Antonietta ce l'è lì vicino a te, dunque devo sempre comandarti di prenderlo, scusa. Intanto le presentiamo prima, giusto? Sì, allora, le vogliamo presentare una alla volta. Allora, raggiungeteci qua una alla volta, diciamo il nome veloce veloce. Tu che hai fatto la spaccata quella lì che mi ha fatto male. Allora, come ti chiami? Vittoria. Allora, Vittoria, un applauso a Vittoria. Poi abbiamo... Giada. Giada, un altro applauso anche a Giada. Un applauso forte, signori. Ecco, poi... Esther. 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 Giada. E Giada. Questa sera sono contento. L'altra volta abbiamo avuto, no, Ivan Binni, che a te aveva fatto particolarmente piacere venire in trasmissione. Beh sì, scusa, uno mi viene a suonare a petto nudo, io sono contentissimo. Io invece mi ho goduto del bel fisico delle signorine. Ecco, esatto, così, infatti. Una volta per uno, una volta per uno. Bravissime e veramente anche tanto belle. Ho visto anche Ivan particolarmente preso dall'esibizione. Ecco. No, ho visto, aspetta. Ivan, ti ho visto, come non ti ho m'hai visto? M'hai lasciato da solo stavolta. Eh sì, io sono andato giù, mi sono messo comodo in poltrona. Sì, era per osservare la tua faccia. Sì. Vi ho visto, vi guardavo, infatti eravate voi, te mi guarda, guarda come sono. Loro. Guarda come c'è un viso sorridente. Delle... Sì, ma non manchi, io mi sono messa lì per vedere nel senso senso, ma hanno fatto schiattare di risate. Sì, allora un applauso anche che... forti. Va bene. Grazie. Poi allora, abbiamo un pochino ironizzato, però è un bel momento, ci voleva, a mio assolutamente Mania, sì, infatti genere. Invitiamo anche gli altri corpi di ballo, diciamo. Sì, sì, a esibirsi qui a Music Mania. Allora, è vogliamo stato ricordare un momento piacevolissimo, Music bravissime. Mania è la vetrina degli artisti abruzzesi e marchigiani. Signori, Non voglio venire io ad invitarvi nelle case o a telefonare, cioè telefonate voi, venite, perché guarda che chiunque ha telefonato è venuto in trasmissione finora, per cui infatti, per noi è assolutamente un enorme piacere avervi qui. Vabbè, abbiamo parlato tanto, ascoltiamo Simona. Simona, sì, allora, ascoltiamo Simona. Come nascono le Evidence? Buonasera a tutti, nascono, questo è il quarto anno, quindi ormai siamo nel quarto, dal diciamo 2007-2008, noi veniamo tutte dalla ginnastica ritmica, tranne Vittoria, quella che ha fatto la spaccata, che è una campionessa di latinoamericano. Fa latinoamericano quelle cose non le ho mai viste, quelle spaccate. Ma lei è brava, insomma, si adatta un po' a tutti i generi, però... La regia la sta inquadrando? Sì? Ma me la rifai un attimo, così mi sento dai. Male per altri 5 minuti. Tanto sei calda, non penso di chiederti una noi cosa. Noi nell'ambiente la chiamiamo la spaccata col botto. Vai. Ecco. E il botto l'ho sentito io, perché solo a guardarla. Vabbè, un applauso, un applauso, insomma, di nuovo. Con una scioltezza incredibile. Col botto. Ascoltami, voi praticamente tutte siete riunite dentro una palestra, che è la palestra CAM di Brunella di Natale. Che poi, tra l'altro, saluto perché conosco personalmente. E ciao. Anch'io la saluto. Ciao Brunella, conosci anche tu? Sì, perché anch'io mi sono allenata per un po'. Anche lei fa la spaccata. Sì. Anch'io vengo dalla ginnastica ritmica, quindi lo voglio dire. Faccio vedere la spaccata anche tu, dai. Faccio vedere. Sì, a freddo. Vabbè, allora, ce l'ho ancora, però. Ce l'ho ancora. Ci riesci? Sì. Allora, la prossima puntata, Antonietta ci farà vedere la spaccata. È una promessa. La spaccata col botto. Col botto. Un applauso, scusa. Dai, io però guarda, sono cattivo. Ammazza se sei cattivo. No, dai, non è vero. Va bene, Simona ci ha preso la mano, questa cosa ci è piaciuta e penso sia visto. E parlaci un pochino della palestra CAM di Brunella, di te e delle... Sì, allora, è una scuola principalmente di ginnastica ritmica, facciamo anche modern jazz, infatti loro sono delle mie allieve, le ho viste da quando crescere, quindi da quando erano piccoline, e facciamo anche comunque agonismo, quindi facciamo le gare. Prepariamo le bambine da quando sono piccole fino a... Io sono più vecchia e loro, diciamo... Certo che detto da te sono vecchia. Grazie. Purtroppo questa sera non mi sono potuta esibire perché ho una brutta tendinite che speriamo... Alla caviglia. Alla caviglia sinistra. Speriamo che a breve potrò
sono incidenti che purtroppo nelle vostre le ballerine sono sì, soggette, perché sollecitiamo le articolazioni. Mi raccomando, tu che fai la spaccata col botto, sì, piano, perché sennò poi tocca fermarti per qualche mese. Va bene, vabbè. Simona, abbiamo salutato Brunella, abbiamo salutato la palestra, abbiamo salutato le Evidence, le ringraziamo ancora, salutiamo anche te. Siamo su Facebook, quindi ecco, aggiungeteci, stiamo costruendo anche la nuova pagina, però ancora diciamo c'è quella vecchia, che ci sono quasi 2000 contatti, quindi... A breve costruiremo la nuova pagina con nuove foto, abbiamo appena fatto un nuovo servizio fotografico, quindi nuovo manifesto, nuove foto. Da Marco Di Vitini? Sì. È vero? Sì. No, perché quella foto lì ce l'ha fatta lui. Dunque. Salutiamo bravo, anche Marco, ciao Marco. Va bene. Quindi niente, facciamo serate comunque nei locali, discoteche, feste di piazza, matrimoni, compleanni. Io ho già aggiunto da un pezzo. Sì, sì, sì. Va bene, Simona. Chiamateci e contattateci su Facebook. Perfetto, un applauso. Vabbè, buonanotte. Evidence. Scritto Evidence. Mi ero inquartato. Va benissimo così, non ti preoccupare. E dunque ringraziamo anche Simona De Marinis. Grazie a voi. Vi vogliamo qui molto presto. E dunque grazie. Tornateci a trovare. Grazie a voi. Bravissimi. E andiamo avanti, Antonietta, invece con il nostro spettacolo. Perché è arrivato il momento magico di Music Mania. Ah, io volevo dire che era il turno di quel disgraziato. Appunto, sì, è un momento magico, perché adesso poi si è, come si dice, anche un pochino si è caricato. Chissà cosa ci farà vedere questa sera. A me, è vero, ho dimenticato. Signore e signori. Aspetta, facciamo l'ingresso. Scusa, Domenico, prendi il tavolino. Ah, sì, è il mio valletto personale. Appunto, giusto. Cosa, è vero. Mi ha scritturato come valletto. Tanto è leggero. Sì, non preoccuparti, non ti metterò in difficoltà. Poggialo pure lì, no? Poggio qui. Okay. Oh, bravissimo Domenico, fantastico. Facciamo un applauso a Domenico. Grazie. Allora, che dire stasera? Tu rimani qua con me? No, vuoi restare? Se vuoi, no, ma cacciato. Ma forse ti conviene. Sì, stasera ti conviene scappare, l'ultima volta è andata a finire male. Sì. No, l'ultima volta c'erano Antonietta e Aldo. Posso fare una cosa? No, niente. Dai, iniziamo subito. Signore e signori, Ivan Cipollone, ovvero sia il mago Dexter. Grazie. Allora, facciamo una cosa, va, bando alle ciance, stasera voglio partire con qualcosa di veramente, veramente speciale. Voglio insegnare un gioco, sono un mago. Ma mi piace insegnare i giochi al mio pubblico, quindi stasera contravverrò a una regola fondamentale dei maghi, cioè quella di non spiegare mai un gioco. Stasera vi insegnerò un gioco. Facciamo una cosa, prima eseguirò l'effetto per due volte e poi vi insegno proprio come si fa, però dovrete stare molto molto attenti a tutto quello che farò. Allora, partiamo dal principio, va? Questo qui è un effetto che nasce da un effetto classico. Sicuramente tutti quanti voi avrete una scatola di magia a casa, l'avrete acquistata da piccoli, vi sarà stata regalata. All'interno avrete sicuramente trovato un fazzoletto. Come funziona questo gioco? È semplicissimo. Basta prendere il fazzoletto, accarezzarlo prima con una mano, poi passare anche con l'altra mano, prenderlo per la punta, inserirlo all'interno del pugno della mano, lo inserite da qui, schioccate le dita e tirate dall'altra parte. Solo che quando esce dall'altra parte comincia a cambiare colore. Allora si mette da sopra e si tira da sotto, si mette da sopra e si tira da sotto, si mette da sopra e si tira da... Oh, siete bravi, molto bravi, molto attenti, quindi inserite il fazzoletto fino a quando non resterà soltanto la punta azzurra fuori. Tirate da sotto e continuerà sempre di più a cambiare colore. A questo punto al mio 3 dovrete dare un colpo di mani per farmi sentire che ci siete. Proviamo. 1, 2, 3. Ed ecco che ogni volta che date un colpo di mani tutto quanto il fazzoletto cambia colore e diventa completamente arancione. Facciamo una cosa, faremo tornare prima il fazzoletto color... turchese, diciamo che era un turchese, e poi vi insegno come si fa. Si prende il fazzoletto, si mette all'interno del pugno della mano, si schioccano le dita, passa dall'altra parte ed ecco che comincia a cambiare colore. Si mette da sopra e si tira da sotto, si mette da sopra e si tira da sotto, si mette da sopra e si tira da... Ah, siete fantastici, fantastici. Tra un po' vi farò fare un applauso da soli. Allora, al mio 3 date un colpo di mano, proviamo 1, 2, signore e signori, 3. E ogni volta che darete un colpo di mano, tutto quanto il fazzoletto cambierà colore completamente. Grazie. Ma io lo so dove volete andare a parare, volete subito che vi insegni il gioco, però non voglio assolutamente mancare la mia promessa, per cui prendete il fazzoletto, lo accarezzate, lo prendete per le punte, per la diagonale, lo accarezzate prima con una mano, poi con l'altra. Ora state attenti, perché la posizione di inserimento del fazzoletto all'interno del pugno della mano è difficile, estremamente difficile, bisogna metterlo a zig zag. Quindi prendete il fazzoletto, lo inserite all'interno del pugno della mano a zig zag. Sapete cos'è lo zigzag? Sì, immagino di sì, perfetto. Allora, contemporaneamente dovrete tirare da sotto il fazzoletto che sembra diventare arancione, ora capirete perché. Quindi mettete da sopra e tirate da sotto, voi lo inserite da sopra, lo tirate da sotto, inserite da sopra e tirate da...
Fantastici, fantastici, oramai non devo più dire più nulla. Tirate da sotto, state attenti, quando inserite il fazzoletto e lo tirate da sotto, non tirate... appunto, non tirate troppo forte, altrimenti farete quello che è accaduto a me. Cioè, il pubblico capirà che in realtà state giocando con due fazzoletti e non soltanto con uno come... Vabbè, faccio una cosa, tanto avevo già promesso che ve l'avrei insegnato, partiamo dal principio. Si parte col fazzoletto arancione, si deve preparare all'interno del pugno della mano. Preparate tutto quanto il fazzoletto all'interno del pugno della mano in questo modo, tanto oramai, vabbè, andata male, non fa niente. Dopo che avete messo tutto quanto il fazzoletto arancione all'interno del pugno della mano, non dovrete più per nessun motivo al mondo aprire il pugno della... Se no si vede il fazzoletto avete finito. Quindi, mi raccomando, tenete il pugno chiuso. A questo punto si prende il fazzoletto azzurro. Si accarezza prima con una mano e poi ovviamente anche con l'altra, si prende per la punta, si inserisce all'interno del pugno della mano in questo modo qui, una volta inserito da sopra si schiocchi le dita ed eccolo lì che esce quello arancione che avete preparato prima, no? Ve lo ricordate? È chiaro, l'avete anche visto. Quindi si mette da sopra e si tira da sotto in questo modo, si mette da sopra e si tira da sotto, si mette da sopra e si tira da sotto, ora state attenti perché quando arrivate alla fine fate battere le mani al pubblico, al mio tre, proviamo, 1, 2, 3, signori e signori, tutto quanto il fazzoletto diventa completamente arancione, quando sfilate il fazzoletto arancione state attenti a non aprire più il pugno della mano. Altrimenti tutti verranno l'altro fazzoletto e capiranno il trucco. Quindi pugno chiuso, mi raccomando, e tenerlo ben saldo. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Oh, a questo punto però andrò velocissimo perché vi voglio raccontare qualcosa, poi andremo avanti ovviamente con la musica, signori. Ma vi voglio raccontare come ho fatto a diventare mago. Come ho fatto? È semplice, ho fatto un'accademia di magia. E pensate che al termine del mio primo anno di studi mi sono presentato davanti a una commissione d'esame e ho dovuto sostenere appunto il primo esame di Accademia delle Arti Magiche. C'era una commissione di maghi, ma prestigiatori molto, 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 molto anziani, barbe lunghe, avete presente? Immaginate un po' Albus Silente di Harry Potter, no? Stessa cosa. Allora, mi sono presentato in commissione pensando di fare non so cosa, cioè volevo far volare una donna, volevo tagliarla in tre, volevo, non so, fare qualcosa di veramente speciale. Alla fine i miei docenti mi hanno detto, no, dovrei eseguire qualcosa utilizzando un oggetto molto molto semplice. Per cui mi hanno consegnato questa corda, una corda bianca, e mi hanno detto, stupiscici utilizzando un semplicissimo pezzo di corda bianca. A quel punto non sapevo esattamente cosa avrei fatto con quella corda, però ragionai un pochino e dissi, vabbè, la corda ha due estremità e un unico centro, giusto? State attenti. Allora, due estremità e un centro, però se schiocchi le dita, puoi far apparire una terza estremità, e se schiocchi ancora le dita, puoi far apparire addirittura, pensate, una quarta estremità. Una corda con quattro estremità, una cosa molto molto strana. Questa cosa non piacque molto ai miei professori, così decisi di ricominciare da capo. Presi nuovamente la mia corda, unì le due estremità, presi il centro, stavolta lo portai così, al centro del pugno della mano, schioccai le dita e tirai sulla terza estremità, schioccai nuovamente le dita, tirai sulla quarta estremità, pensate, avevo ottenuto quattro estremità, due centri, questo signori significa due corde. Sì, due corde, una cosa incredibile. Però neanche questa cosa piacque molto ai miei professori, che rimasero un po' basiti, proprio come voi questa sera. Così, non curante di loro, presi nuovamente le due corde, le tirai e ottenni nuovamente la mia unica grande corda. A questo punto, signori, grazie. Loro non furono bravi come voi. Non furono bravi come voi, così decisi di stupirli in questo modo. Dissi, vabbè, non c'è problema, eseguirò un nodo, pensate, un nodo al centro della corda senza staccare mai le mani dai capi. Sapete come si fa? Ve lo faccio vedere io. Guardate, si prende questa mano, si passa sopra, si scende sotto, senza staccare mai le mani dai capi, si entra fuori, si esce di qua, si esce di là, e voilà. Ed ecco che si forma il nodo. E loro mi dissero, vabbè, ma sono capaci tutti a formare un nodo al centro della corda senza staccare mai le mani dai capi, basta un po' di allenamento, è vero. Formare un nodo al centro della corda senza staccare mai le mani dai capi, sono capaci tutti. Ma farne 1, 2, 3, 4 e 5 nodi. E qui diventa un pochino più magico. E ovviamente, signori, lì superai il mio primo esame di magia, ma ricordate sempre che tutto ciò resta solo una semplice illusione. Grazie. Un applauso al nostro Mago. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie Domenico. Io riprendo a questo punto la mia posizione. Sì, sì, sì. Sì, ma non è giusto, ma perché io non capisco mai? Niente, nessun no, trucco. Guarda, no? Ci fai un po' di, per fortuna, di ripetizione a casa. Altrimenti, lui dice, no, per ma fortuna. Sai perché mi dicono da casa almeno? Tu stai lì dietro, lo vedi, io non vedo niente, cioè, ma zero. Pure a me, però è bravissimo. Cioè, appunto, perché è bravissimo. È impressionante. Grazie. Cinque nodi sono comparsi così da nulla. L'altra volta l'hai fatto saltare dalla corda il nodo. Sì, l'altra volta è saltato fuori.
Riprendiamo anche questo. Sì, io adesso non, non mi sono scordato di portartelo al posto. Scusami, Ivan, sono un valletto. Non sai, ti preoccupare, non sono esperto. Non c'è problema. Guarda, dopo il momento magico si torna ovviamente alla musica. E il momento, che è un altro momento magico ancora. Là, sì, assolutamente, perché là, là, sì, le note tirano fuori tutta la magia che poi allieta le serate dei nostri telespettatori. Esattamente. Quindi dicevamo, parentesi, musica popolare. Popolare, sì. Ed è il momento di Marco Leonetti. Dov'è Marco Leonetti? Eccolo, eccolo qui, facciamo un applauso a Marco. Un applauso a Marco. Con il suo organetto. Con il Dubot, che sì, vedo si accinge a prendere. Tra l'altro Marco Leonetti è un allievo di Danilo. Esatto, di Danilo, di Paolo Nicola. Nicola che salutiamo. Che salutiamo, sì, professore al Conservatorio di Musica dell'Aquila. L'Aquila, prendi esatto. Posto, se no io devo andare avanti altri 10 minuti e invece tu devi esibirti, dunque no, non ti preoccupare. Il pezzo si chiama Il Saltarello. La Saltarella o Il Saltarello, che è poi uguale. È un pezzo, il al pezzo tipico maschile. Abruzzese. E non intanto il nostro tecnico Gaetano microfona il Dubot, questo è il classico Dubot che esatto. Vedevo poi tra l'altro anche a mio nonno Antonietta, perché una volta erano tutti così di legno, tutti adesso di legno, si sono evoluti plastica, lega leggera, fanno le cose assurde, però il Dubot originario era questo così. Lascia sempre un po' di fascino. Perfetto, sei pronto, che non so più che raccontare al nostro pubblico, signore e signori, per voi a Music Mania questa sera Marco Leonetti con Il Saltarello. Marco, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Raggiungici. Vieni qua, questo è il tuo microfono. Cioè, no. Impressionante. Wow. No, è bellissimo, mia, perché vieni, questa vieni. È una puntata particolare. Dalla spaccata col botto a du botte. Col botto. Dunque, cioè, è vero, è una cosa. Super giù la stessa cosa. Sì, è super giù la stessa cosa. No, hai comunque eseguito dei passaggi velocissimamente. Cioè, come hai fatto? Io ho detto, mo' se ne esce una spalla. Ho detto, infatti, parte una spalla. Ci vuole un sacco di abilità per fare questa cosa, no? Diciamo che un po' di tempo. Quanto tempo è che studi, leggermente Marco? Avevo 6 anni, quindi. Che bella faccia sorridente che ha Marco, è vero? Questa cosa è carinissima, televisivamente è una cosa importante, tra l'altro. Comunque è un bel complimento. Facciamo un bel primo piano a Marco. Sì, sì, un bel primo piano a Marco, al sorriso, agli occhi, agli occhi trasparenti. Veramente. Vabbè, ascoltami Marco, questo è veramente uno dei primi Dubot, non mi sembra una cosa così nuova, oppure una riproduzione dei vecchi Dubot. Cioè, l'hanno, l'organetto ha 10 anni, è una, diciamo, riproduzione, diciamo, fedele. Ecco, perché io, fedelissima, l'ho dai. Detto anche in altre puntate, c'avevo cioè il nonno che suonava No, è sempre fatto a mano, non è tipo gli organetti che si trovano oggi. Ma hai firmato, c'è il tuo nome e cognome qui? Sì. Wow! Sì.
Ti è piaciuto? Bella, wow, sì, sì, esclamazione, io mi bellissima. Queste cose sono belle. Okay. No, è davvero. Mi è piaciuto anche a me. No, bello, bello. Ascolta, lo dicevo anche in altre puntate. Mio nonno suona il dubbotto, ci sono particolarmente affezionato a questo strumento. Mi piace quando viene qualcuno a suonare. E vogliamo dire anche che sono stato io a chiederti questo pezzo, perché mi hai fatto tornare indietro, sì, veramente di 40 anni. Sì, sì. Perché quando mio nonno mi faceva ascoltare il saltarello, io ero un ragazzino e dunque l'ascoltavo volentieri. Dunque questo lo voglio ringraziare. Come? Questo significa che tu hai più di 40 anni. Sì, però col microfono spento. Questo significa che tu hai più di 40 anni, Domenico. Sì, vabbè, tanto che non è un segreto, cioè non sono una femminuccia, le donne ci stanno più attente, io invece non sì, ho più di 40 anni. Vabbè, non di tanto, l'ho superato da poco, insomma. E volevo dirti una cosa, e dunque volevo fargli un applauso perché poi tra l'altro è venuto qui e mi ha detto volevo fare questo pezzo e io ho detto no guarda mi fai per cortesia il saltarello, dunque è venuto qui in trasmissione, gli ho cambiato all'ultimo momento il pezzo, sì. E dunque un applauso a maggior ragione perché è venuto qui e ha dovuto fare quello che dicevo io e non ha fatto quello che voleva fare lui, dunque questa è una cosa importante. Marco, quindi studi da quando avevi 6 anni? Sì. E quindi adesso hai? 21. Perfetto, hai fatto svelare l'età pure a lui. No, è perché volevo sapere. Io ho 20 anni di più, ascoltami. Vogliono contattarti? Scusa, sì, ti ho giusto, fregato. È vero, è vero. Se volessero contattarti, dove ti possono trovare? Ti devono contattare. Facebook, non so. Sulla pagina mia di Facebook mi aggiungono, sono registrato come Marco Leon. Perché ecco, vedi che è diverso. Toppi. E niente... Va bene, allora se volete Marco Leon o Marco Leonetti nei vostri locali e volete ascoltarlo, eccolo qui, basta contattarlo su Facebook. Ringraziamo Marco, ringraziamo anche Danilo di Paolo Nicola che ovviamente ti ha mandato qui, il Conservatorio dell'Aquila e quant'altri. E andiamo avanti Marco con il nostro spettacolo. Bravissimo. Perché è il momento di ascoltare una canzone, un brano che ci canta Aldo Ruggeri. Sì, però aspetta, c'è una piccola premessa da fare prima di farlo cantare. Io ho da leggere 2 righe. Ma perché adesso c'ha queste pretese pure Aldo. Adesso sì. Vabbè, sentiamo un pochino. Ascoltiamo che cosa ti fa queste leggere. 2 righe. Il cuore non basta se lei mi sorride. Il sangue si fa acido di batteria se lei se ne va. L'ho cercata senza saperlo, sognata senza volerlo. È stata mia da sempre, eppure non l'ho mai avuta. E per lei che scrivo questa lunga storia d'amore. Aldo Ruggeri. Aldo, però questa è una canzone del mio repertorio, cioè non è giusto che tu vieni qua in trasmissione. No? La sorpresa. Ah no, non va bene. Vabbè, poi litighiamo dopo la trasmissione. La cantiamo insieme. Vabbè, non lo so, intanto mi siete, poi vediamo se c'è voglia. E poi ti aspetto. Vabbè, vediamo un pochino. Ascolta, ma ti sei innamorato? No, la premessa era in... No. No, perché era una come premessa... Come dico io, l'amore per i poeti. Tu non sei un poeta. Non per Aldo Ruggeri. Aldo Ruggeri con una lunga storia d'amore. Così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato dentro camera mia, come nel sonno, più dentro di te. Io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Storia d'amore.
già tardi ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà. Il tempo umano passerà. Se tu te ne vai è troppo tardi ma è presto se tu te ne vai. Un applauso a Aldo Ruggeri, gli abbiamo scippato anche la canzone. Sei andato tu e sono partito anch'io, fatto scusa. Bene, sì. Hai fatto il benissimo, senza provare un mania. Non ci sono. No, io non canto assolutamente, non mi permetto di rovinarvi, però signori. Di rovinare. Sì, perché vi rovinerete. No, che poi abbiamo fatto una bastardata. Commettiamo che facciamo cantare. Era solo per Aldo, no? Però a questo punto ne approfitto per presentarli. Il 28 saranno a domenico, dove sarete a Grottamare. Al Teatro delle Energie a Grottamare. Per una grande serata in compagnia di ospiti veramente illustri, ho saputo. Comico di Zelig, Giuliano. Non mi ricordo. No, Gianluca. Gianluca Giugliarelli. Esatto. Ecco, Gianluca. Poi comunque la regia avrà prontamente fatto passare il come si dice, il manifestino in sovraimpressione. Sì, ci sarà anche Angelo. C'è Angelo Carestio, sì. Che sarà praticamente il matador della serata. Sì, il presentatore, questa volta sarà lui. Una serata interessante, una serata particolare. Vedi anche degli interventi che ci fa, Sì, è bravo, è bravo. Un applauso a Ivan. No, che no, no, grande, no. Magistrale, l'applauso è tutto loro, signori. Tra un po' questo trio che è nato un po' veramente per caso, sono tre amici, sono tre persone veramente che sto avendo modo veramente di conoscerle in questo periodo, e hanno fondato questo gruppo, questa trasmissione, veramente forti. Un applauso a loro, il trio Music Mania. Grazie. Aldo, Domenico ed Ea. Grazie, no, veramente tanto carino. Poi a fine trasmissione poi ti paghiamo dopo. Poi mi paghi, vabbè, come no, concordato. Sì, ti pago, no, a fine trasmissione al limite un bacetto sulle labbra. No, grazie. Pago. No, assolutamente. Che cosa che no, vabbè, è un bacio affettuoso, non pensare sempre e subito a male. Va bene, Aldo, va bene. Vieni qua. Ascoltami, Aldo, facciamo una cosa. Ricorda velocemente ai nostri amici l'appuntamento con l'ultima settimana di iscrizioni Allora, noi vi invitiamo e mi raccomando, correte assolutamente tutti, perché siamo arrivati quasi alla fine. Ci saranno queste selezioni del Festival dell'Adriatico, premio Alex Baroni. Le nostre sono le selezioni per l'Abruzzo e le Marche. Sì, ma ti posso interrompere, mi viene in mente un'altra cosa. Voglio svelare una chicca. Lo possiamo dire anche che dopo le selezioni del Festival dell'Adriatico ci saranno delle altre selezioni per un altro festival importante nazionale. Sì, allora, lo vogliamo dire? Diciamo. Oppure no? Anche perché diciamo non lo so neanche io, diciamolo. Non lo so, allora, però dobbiamo raccontare la storia. No, allora, no, facciamo una cosa, rimaniamo così. Dopo il Festival dell'Adriatico, che è un festival assolutamente importante, probabilmente avremo anche le selezioni per un altro concorso festival. Molto importante, però molto dai, importante. Lo possiamo dire. No, no, facciamo, se no ce lo bruciamo tutto stasera, lo diciamo alla prossima puntata, lo prometto. È molto grande, è una cosa importante, vi dico soltanto, questa la possiamo dire, che la finale va in Rai. Per cui aspetta, anche quella del Festival dell'Adriatico premio Alex Baroni va sulle reti Mediaset e ma noi parliamo anche di quella cosa dopo, anche questa ricordare. Sarà molto importante, molto grande, è un concorso che ha una tradizione come il Festival dell'Adriatico, una tradizione di lunga data, e siamo molto contenti del fatto che ci chiamano, che ci scegliono, noi fa piacere, per dirci collaborate con noi. Mi fa ridere la faccia di Antonietta che è rimasta perplessa. No, ma ti giuro, adesso sto pensando che caspita di concorso è, scusate. Cioè... Vabbè. Prossimamente ci siamo scordati di dirtelo. Prossimamente dai, faremo è una delle tante. Sì. Allora, ecco, adesso lo dico in diretta così io mi però sentite nel frattempo in colpa vi per lascio, una volta. Torno alla mia postazione. Scappa perché sa che l'altro po' gli meno. Vado a fare il disturbatore. Scusa, abbiamo praticamente scippato la canzone. Intanto un piacere. Ormai noi siamo arrivati che negli spettacoli anche sul momento decidiamo delle canzoni che ci vengono richieste, non le abbiamo mai provate, le cantiamo lo stesso, tanto le roviniamo uguale anche se le proviamo, quindi non è un problema. Okay. Io vi saluto, Aldo, e torno alla mia postazione. Aldo Ruggeri, un applauso a tutti.
Allora, è arrivato il momento della musica un pochino più di nicchia, la musica un pochino più importante. È uno spettacolo. È un chitarrista. È un chitarrista, sì, uno spettacolo di chitarra, quello che ci accingiamo a vedere. È un, esce fuori dal conservatorio, una persona veramente tanto preparata. Signore e signori, a Music Mania per voi questa sera, Andrea Carbone. Antonietta, che ci fa ascoltare? Studio numero uno in Mi minore di Villa Lobos. Andrea Carbone. Andrea Carbone, Andrea, vieni qua con la tua chitarra, non ti preoccupare, il tuo microfono, per poter parlare. Allora, Andrea, abbiamo dovuto rivoluzionare quella che è stata un pochino la tua presenza questa sera, perché tu saresti dovuto venire, e tra l'altro la salutiamo, con Erika Marinozzi, che invece ha avuto dei problemi alla voce, per una cantante lirica ovviamente è un problema. Allora, facciamo una cosa, perché c'hai la chitarra in fronte. Cerchiamo di appoggiarla. Abbiamo il mago Dexter, ecco. Non la far sparire, mi raccomando, perché non si sa mai. Ecco. E dunque la salutiamo, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, ha promesso che tornerà a trovarci. Quindi noi l'aspettiamo. L'aspettiamo giusto. Volentieri. E adesso, a parte il mal di gola di Erika, parlaci un pochino di te. Anzi, facciamo una cosa, noi abbiamo dei cenni al tuo curriculum. Sì, dei cenni Antonietta. Al tuo curriculum. Vado leggendo. Va bene. Inizia a studiare chitarra classica con il maestro Urgiante Cipollone nell'84. Sì. Il 2 ottobre 1998 si diploma in chitarra classica presso il Conservatorio Pergolesi di Fermo, sotto la guida del maestro Claudio Marco Tulli. Si è perfezionato poi con l'insegnante Marco Tulli e Alberto Ponce, giusto? Sì. Giusto. E Beto Davesac. Poi nel 99-2000 frequenta un corso di chitarra jazz presso la Scuola di Musica Popolare di Testaccio di Roma e studia con il chitarrista Roberto Nicoletti. Dal 2000 svolge l'attività di freelance in vari studi dell'area romana come chitarrista, arrangiatore e fonico. E già qui io farei un applauso, perché grazie. Davvero da complimenti. Poi nel 98-2000
è stato chitarrista dell'ensemble di sassofoni nell'ambito dei laboratori musicali della Scuola Popolare di Musica del Testaccio di Roma. E dal 2007 al 2009 svolge attività didattica nelle scuole medie ed elementari di Corropoli, Controguerra e Teramo. Quindi comunque sei rimasto in zona adesso. Sì, sono in zona. Esatto. Poi nel corso della sua formazione musicale partecipa a seminari di chitarra jazz del chitarrista americano Jim Kelly, insegnante del Berklee College of Music di Boston negli USA. Sì. Wow. E qua ci metterei anche non wow. Sono... Wow, il wow di Antonietta è bellissimo. Vai. E poi sappiamo che comunque continui i tuoi studi con Claudio Marco Tulli. Sì, sì. E questa invece è la news di adesso, cioè da gennaio 2012 è presidente dell'associazione chitarristica Teramana. Quindi... un'associazione che si occupa di divulgare la chitarra classica e, diciamo, nella zona di Teramo e provincia. Quindi adesso sappiamo che c'è anche questa cosa. E questa è una cosa importante. Questa cosa torna, tienici aggiornato su questa cosa. Ascoltami, tu non lo sai, ma Music Mania può trasformarsi in qualsiasi tipo di trasmissione. Per cui adesso io voglio fare una cosa. Signori e signori, qual è la telecamera che mi inquadra? Questa? Quella lì? Mi sento un po' funare in questo momento. Signori e signori, quando cercavo, ve lo ricordate? Buonanima, quando cercavo la telecamera. Questa qua, ok, perfetto. Signori e signori, a caramba per sorpresa questa sera, il nipote del maestro del signor Carpone, ovvero sia Ivan Cipollone, perché urgente Cipolloni è lo zio di Ivan. Dunque, dai, stai scherzando? Questa chicca, wow, a caramba per sorpresa wow. Questa sera, il nipote del maestro Cipolloni, un applauso! Mamma. Andrea, lo sapevi? No, assolutamente. Anche per me è una sorpresa. Ma mi diceva mio zio, ho detto guarda, non mi far fare una figuraccia, ho detto che poi ti meno. E lo zio. Vabbè, salutiamo lo zio di Ivan. Urgente. Sì, urgente ci vuole. Mi somiglia tanto. Ti somiglia anche. Adesso che me lo dice. Sì. Hai capito, hai visto che roba. Va bene. Dai, che ha fatto la magia, giustamente dice. Va bene, ascoltami, dove possono contattarti? Guarda, su Facebook sto sotto il nome appunto di Andrea Carbone. Chiunque vuole mettersi in contatto con me può farlo attraverso questo mezzo. Perfetto, ascoltami Andrea, io ti aspetto ovviamente con la promessa che mi riporti anche Erika, va bene? Certamente. Perfetto, allora un applauso al nostro Andrea Carbone. Signore e signori, andiamo avanti con... quello che è il nostro spettacolo di Music Mania. Grazie Andrea. Sì, puoi. Dove vuoi. Sei a casa, dunque puoi fare quello che vuoi. Non ha fatto sparire la chitarra il nostro Ivan. Magari la potevi portare allo zio, no, in questo caso. Maestro, visto che sorpresa, cose carine. Hai visto che carrambata? Però è uscita anche bene la mia carrambata. Anche perché la faccia stupita era davvero stupita di Andrea. Sì. Non era finta assolutamente. Ma io allora ho creduto a lui quando mi ha detto che era lo zio, perché quando mi sono girato c'era la faccia con gli occhi sgranati. Ma guardavo, ho fatto, è mio zio. Ma ci sono rimasto pure io, insomma. La sera non ci posso credere. Due minuti fa parlavo a lui di questa cosa. Ti stava dicendo di urgente Cipollone. Sì. Urgente mi suona. Sì, è un nome un po' particolare. Va bene, andiamo avanti. È arrivato il momento di un'altra esibizione molto molto particolare. Questo, non ci abbiamo mai avuto questo strumento in trasmissione. Esatto. Tutte oggi novità. Noi proponiamo solo la puntata delle prime volte. Sì. Con uno strumento bravissimo, con uno strumento assolutamente ti scippo anche osannato. No, vabbè, anche osannato da Renzo Arbore anni fa, no? Quando fece la canzone il clarinetto. Signore e signori, a Music Mania, Luca Verducci. Aspetta che vengo a darti una mano, così ti lascio solo con quello che devi suonare. Qual è quello che suoni? Intanto ricordo quello che ci farà ascoltare questa sera, che è Capriccio numero 19 di Ernesto Cavallini. Ecco qui. Ok, vai. Un applauso. Luca Verducci. Thank you.
Un applauso a Luca. Luca, bravissimo. Puoi venire qui? Vieni qua, da noi? Vieni qua nell'arena. Ascolta, mettiti pure comodo. Io ho annunciato che tu saresti venuto il microfono per Luca. Sì, hai tutte e due le mani occupate, una cosa, però così. Così. Me ne prendo uno io, posso? Attenzione, no, Domenico, giuro, attenzione. No, no, assolutamente. No, ci tengo a tenerlo ben saldo perché so di che cosa sto tenendo in mano. E tra l'altro ti ringrazio perché quella che ci dai è un'opportunità sicuramente unica, perché grazie lo strumento che ho in mano è uno strumento del... Allora, questa qui è che è in mano Domenico, è una copia di uno strumento del 700, quindi uno strumento fatto qualche anno fa. Questo qui che ho in mano io... Ah, me l'ho dato in mano questo? Certo. Allora, faccio vedere un attimo. Sì, che dobbiamo fare? Ah, ok. Mostriamolo. Ivan, dacci una mano, così fai da si asta può inquadrare, microfonica. Grazie, va. Scusa, mi approfitto di... In maniera di stretta, come ecco. Si dice? Ah, no, 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 non penso, non penso. Allora, così, mentre tu ci illustri questo strumento, Ivan ti fa da asta microfonica. Da asta, Astaman. Ecco, allora, mi faccio da parte. Questo qui... Astaman. Scusa, giusto, man, perché se no mi rimproverano ti rimproverano poi quel gruppo. Quella è una copia. Questo qui, invece, è uno strumento originale del 1830, più o meno. Del 1830? Sì, originale, sì. Ovviamente tu hai suonato la copia. Certo. Però è in grado di suonare anche questo strumento? Sì, sì, ma si suona in maniera identica. Non cambia praticamente Anche se ogni nulla. Strumento dopo antico, questi sono strumenti antichi, ogni strumento antico rispetto a quelli moderni ha differenze notevoli, uno rispetto all'altro. Cioè, ognuno si suona in maniera differente. Antonio, mi fai una cortesia? Lì c'è il clarinetto moderno, possiamo prenderlo, Luca? Sì. Attenti, non lo fate mostriamo cadere. Anche... Tremo. Grazie. Ecco. No, più che altro lui trema tantissimo. Sì, lui soprattutto allora, trema più questo... di noi. Questo... È il clarinetto oggi. Hai visto oggi. Come te lo ha sottratto dalle mani? Preoccupatissimo. giusto. Anche giusto. Perché Antonietta sì. Fa sempre cadere i microfoni ogni puntata. Ecco, va bene. Vabbè, Ivan, con te facciamo i conti dopo. Ecco, allora, ci sono grosse differenze. Questo qui è uno strumento moderno. Questo è uno strumento del 1830, diciamo così. Questo qui è una copia di uno strumento del 1790, primi anni dell'Ottocento. Guarda, io la differenza, per esempio, la vedo. Questo ha a dei parte buchi, che è fatto interamente questo invece in legno. Ha dei tasti. Questo è fatto di legno, questo è fatto di? Questo è fatto entrambi di legno, tutti e tre di legno. Il legno di questi due strumenti è bosso. Questo qui invece è ebano. Ah, si usavano, è diverso il legno. C'è più metallo qui, le chiavi sono tutte di metallo. Questo però è una lega coperta di argento, mentre queste sono chiavi di ottone. Queste qui che si vedono. Certo, certo, certo. E quindi sono fatti a mano, ovviamente, quindi sono artisticamente più rilevanti. Luca, ci fai ascoltare invece un pezzo per ascoltare il suono del clarinetto moderno, una cosa così veloce e improvvisata, anche senza che ti sposti. Guarda, penso che riusciamo a farlo tranquillamente. Ivan, fai sempre d'asta e il microfono glielo devi mettere tra sotto. Tra un po' non bastano più le mani, però, so, qua, infatti, sì. Però questa volta il microfono devi mettere sotto. Chiedo scusa al service audio, dunque, Gennaro, perdonami. Glielo facciamo un altro applauso, che anche bravissimo. Questa è un'altra delle carognate che io ogni tanto faccio. Ecco, detto, suonaci un altro pezzo. No. Allora, Luca Verducci, grazie perché, ecco, queste sono altre chicche che scappano fuori da una trasmissione musicale quale la nostra. Ma Luca, ne hai altri di, qual era di quello, questi a casa? Questo è quello falso, no, quello falso. Il pezzo che ho fatto adesso lo dedico alla mia ragazza che sta lì in pubblico. Oh, allora, che il ha... pezzo che fu... oh, un applauso, un applauso. Quella lì. È romanticissimo, romanticissimo. Ascoltami. Il pezzo che ho fatto adesso si intitolava? Questo è un brano di Morricone, invece, tratto da una colonna sonora di un film che si chiama Nuovo Cinema Paradiso. Perfetto, tra l'altro pezzo bellissimo. Sì. Grazie per avercelo regalato anche a noi, in primis alla tua donna, però a noi ovviamente in via del tutto artistica. Grazie per averci portato questi strumenti preziosi e ovviamente, stavo dicendo appunto, queste sono le chicche che scappano fuori in una trasmissione grazie anche agli ospiti che vengono come la nostra. È arrivato il momento di salutarci. Music Mania anche questa sera ha portato a termine la sua sesta puntata. Vi salutiamo con affetto sperando che potremo avere...
il piacere presto di rivederci ovviamente su questi schermi con appunto la prossima puntata, dove tra l'altro cominceremo quelle che sono le selezioni del festival, per cui non vi perdete quello che sarà una gara canora per arrivare sul palcoscenico della semifinale del premio, del premio Alex Baroni Festival dell'Adriatico. Signore e signori, Music Mania finisce qui, grazie per essere stati con noi, un abbraccio e un saluto a tutti da tutto lo staff e il pubblico presente in sala di Music Mania. Anche ciao. Da Aldo Ruggeri. E anche da Aldo Ruggeri. Buonanotte, ciao. Ok. Con molta paura. Panico, panico.